Ciao, sono Lorenzo Berni, combatto al War SKC, mi alleno a Modena nella Short Team Academy e sono qui per dare il meglio. Ciao, sono Domenico Rodà del team Tribe Jiu Jitsu Firenze di Luca Caracciolo, The Factory. Sono qua al mio secondo evento War, già il primo è stata una bella esperienza e sono sicuro che questo secondo evento non sarà da meno. Us. Presentiamo l'incontro sulla distanza di un round da 15 minuti, valevole per la divisione pesi welter, 170 libbre. All'angolo rosso, al peso di 168.6 libbre, per il Shoot Team Academy Alberto Berni. Contro di lui, all'angolo blu, al peso di 162.2 libbre, per il Team Scartovelli Domenico Rodà. Nuova contesa, anche qua pesi welter sulle 170 libbre, all'angolo rosso Lorenzo Berni, all'angolo blu Domenico Rodà. Siamo pronti per un altro match molto intenso, vediamo i due che si stanno già studiando, sono in una fase in piedi di questo match. Rodà tra l'altro ha vinto allo scorso War con un look fulmineo in 51 secondi, quindi occhi aperti perché potrebbe magari cercare di replicare la performance anche oggi. Di fronte a lui però Berni, che ha 32 anni, cintura marrone dello Shoot Team Academy di Modena, rinomato per essere comunque uno molto duro, un avversario tosto, quindi match interessante questo qui. Assolutamente sì, poi ci siamo entrambi molto molto concentrati, molto pronti ad affrontarsi, vediamo che comunque continuano una fase all'impiedi proprio nel tentativo di vedere un'apertura. Sappiamo che poi la maggior parte del grappling si fa per forza, gioca forza a terra, ma quando sono ancora in piedi si stanno studiando e probabilmente la fase di studio è molto importante per loro per determinare, insomma, la prima posizione di forza. Sì, secondo me questa situazione qui ci sta già dicendo qualcosa, nel senso che se nessuno si è ancora seduto a terra, quindi nessuno ha ancora chiamato guardia, significa probabilmente che entrambi come strategia avevano quella di portare a terra l'avversario con un takedown. E questo crea chiaramente una situazione di stallo, quindi stanno ancora cercando di fare un po' di end fighting e mettere insomma le mani al posto giusto per poi scagliare un tentativo di proiezione. Sì, decisamente sì. Adesso non so bene quando avranno intenzione di andare giù, probabilmente avranno sentito che il tappetino è veramente molto caldo e forse vorranno aspettare un attimo, dato i 15 minuti che li attendono insomma durante tutta la contesa. Scherzi a parte, insomma, stanno cercando veramente di giocare anche di strategia, di astuzia, no? Il primo che farà una mossa importante verso terra probabilmente sarà quello che avrà il vantaggio, quindi non vogliono rischiare di essere counterati, come si dice in un gergo sbagliato, però non vogliono rischiare proprio un counter per trovarsi poi invece in svantaggio. Devo dire però che con questo regolamento qui, il regolamento USE Number One, che è super permissivo, valgono tutte le sottomissioni, non ci sono penalità per stalli e cose del genere, onestamente cercare di combattere in piedi, come si dice in gergo, cioè cercare di lavorare su un takedown nei confronti dell'avversario, non mi sembra onestamente
la strategia migliore. Secondo me questo è un regolamento molto adatto o per chi attacca molto bene le gambe o per chi ha delle guardie molto molto offensive. È raro vedere un wrestler, ecco infatti ha chiamato guardia Rodà, infatti vedete che ha subito cambiato la strategia. È difficile vedere un wrestler o comunque uno che cerca la proiezione ottenere grande successo in questo regolamento. Però chiaramente styles make fights, dicono in America. Assolutamente sì, anche in questo caso vediamo che chi ha provato a sedersi non ha ricevuto grandissimo sostegno dal proprio avversario, il quale non si è subito chinato, ma anzi ha cercato proprio di dire torniamo su, torniamo a vedere un po' chi la dura la vince qua in piedi. E ancora una volta Rodà che prova comunque. Sì, è Rodà che è uscito esatto dal binario della strategia iniziale. Ora Bernie avrà la possibilità di passare questa mezza guardia di Rodà. Si rimette ancora in piedi Bernie e cerca invece di lavorare sulla gamba destra Rodà. Occhio perché Rodà, l'abbiamo detto, è bravo a fare di look. Ha vinto l'altra volta con un velocissimo look. Quindi vuol dire che è una tecnica che insomma nella quale si destreggia molto bene. Assolutamente sì, infatti maneggia molto bene le gambe, ma attenzione però, perché qui potrebbe succedere proprio l'esatto opposto. Si era visto proprio andare Berni in un tentativo di sottomissione alla gamba e di iperestensione del ginocchio, quasi riuscita. Attenzione perché ci sta provando ancora. Potrebbe rifarlo. Attenzione perché ci siamo e lavora anche alla caviglia in questo modo. Però sembra un po' risalire, non sembra proprio convintissimo di andare in iperestensione, addirittura si rialza in piedi. Forse ha abbandonato l'idea perché il ginocchio di Rodà spuntava fuori dal suo di ginocchio. Quindi forse sarebbe stato troppo. È, diciamo che è un tentativo molto forzato. E quando si chiude una leva alla gamba è molto importante che le proprie ginocchia intrappolino il ginocchio dell'avversario. E infatti vediamo che Rodà sta cercando proprio di tenere la gamba. Se è riuscito a tenerla, no, non ce la fa. Non ce la fa ancora una volta. Bernie sta cercando proprio. Il suo tentativo è quello di mettere davvero in difficoltà l'offensiva ideale per Rodà. Ha giocato molto probabilmente su quella che è stata l'offensiva della volta scorsa di Rodà. Ha trovato forse il modo migliore per non farsi prendere in una sottomissione alla gamba. Qui stanno per scendere dal tatami, nel senso stanno per cadere fuori, credo. Infatti l'arbitro è sceso e controlla da molto vicino l'azione. Ringrazio perché sennò una delle funzioni dell'arbitro è anche proprio quella di non farli cadere, eventualmente riportarli proprio nella stessa posizione in cui si trovavano mentre stavano quasi per uscire, riportarli al centro del tatami. Sì, anche perché ci sarà almeno mezzo metro credo di altezza tra il terreno e la materassina, quindi comunque diciamo che cadere giù dal tatami uno potrebbe anche farsi male, se cade male potrebbe insomma riportare qualche infortunio, quindi è sempre bene che sia l'arbitro lì vicino attento a controllare che non caschino giù. Se andiamo proprio nel caso specifico di questo bellissimo posto in cui siamo, insomma la fortezza mi dice sicuramente c'è anche il fatto della ghiaia, insomma le scoriazioni possibili cadendo dalla materassina sarebbero devastanti sostanzialmente, quindi sì, buono che l'arbitro l'abbia fatto ritornare, insomma. È sempre molto pericoloso quando i due vanno nella parte al limite del tatami, tra l'altro tatami molto grande, non è il tatami che siamo abituati a vedere magari nelle competizioni di jiu-jitsu diciamo così più classiche, che sono solitamente dei 7x7 o degli 8x8 di metri quadrati, e questa mi sembra molto più grande, quindi comunque hanno a disposizione anche molto più spazio e secondo me ne giova anche lo spettacolo. Sì, molto probabilmente ne riparleremo meglio durante la main card, perché in main card ci saranno due incontri molto molto importanti, sono degli incontri quintet dove si affrontano due team composti da 5 elementi e sostanzialmente è da lì che viene fuori la regola di avere il tatami così grande, il tatami chiamato 12x12, credo siano mettere appunto a questo punto perché sembra veramente grosso, ma torniamo al match perché si sta veramente delineando un incontro più combattuto del previsto forse, mentre all'inizio sembrava quasi attendista l'azione, invece guarda, qua continuano a lavorare e comunque sono le leve inferiori, perché vengono diciamo che si cerca di martoriare maggiormente. Sì, Rodà sta puntando sulla gamba sinistra, anzi destra, sulla gamba destra di Bernie, che però rimane in piedi, cerca di passare la guardia, è anche molto esplosivo e forse ci è anche riuscito, arriva di fronte all'avversario,
attacca al collo e potrebbe poi impostare da qui una dust choke, una anaconda, può andare alla schiena anche, però è bravo Rodà perché non si dà per vinto. Assolutamente, stanno combattendo molto bene sia per quando cercano la parte offensiva che per quanto riguarda la difesa, anche perché comunque stanno cercando di offendere in due modi complementari, estremamente diversi, quindi non è nemmeno semplice, no? Uno magari quando è molto forte in un'offensiva è bravo anche a difendere da quell'offensiva, non è proprio così chiaro e evidente che uno sappia difendere anche delle cose così lontane nei propri attacchi. Bernie sta cercando di passare la mezza guardia di Rodà, sta mettendo molta pressione sull'avversario, vediamo se riesce a far passare quel ginocchio fuori, ma direi di no perché ha fatto un leggero movimento all'indietro. Ora ci sta riprovando, cerca di aiutarsi anche con l'altra gamba, però Rodà resiste, guardia finora che tiene. Tiene anche molto molto bene, Rodà forse ha fatto bene ad andare un po' con la schiena a cercare proprio la guardia, forse è stata la strategia giusta, alla fine pagherà. Non lo so, però in realtà in questo momento se fosse un giudice anche qua sarebbe davvero complicato, è un match di alto livello ma difficile da leggere. Comunque non c'è stato solo un tentativo di attacco da parte di qualcuno, ma sono stati tanti tentativi di attacco e molto diversi tra loro. Qui però c'è da specificare, attenzione, perché i giudici devono valutare i tentativi d'attacco, diciamo così, reali, quelli che ti spingono a una forte reazione dove c'è una grossa situazione di pericolo. In questo match, se devo essere onesto, di situazioni molto molto pericolose ancora non ce ne sono state. Sì, c'è stato qualche tentativo di arrivarci, però secondo me nulla che i giudici dovrebbero tenere in considerazione ai fini dei tentativi di sottomissione efficaci. Sì, diciamo che proprio queste regole WNO rules number one sostanzialmente impongono un po' di sì, uno dei criteri è proprio anche l'aggressione. Purtroppo qualche match attendista l'abbiamo visto, questo è stato mediamente attendista e quelli di giudici una bella gatta da prendere anche. Sì, sì, non è facile e stavo notando adesso, ora si è girato e ci ha dato le spalle, però vedo che Bernie respira abbastanza vistosamente a bocca aperta, secondo me. Sì, è probabile, anche perché comunque è stato tentato molte volte di spingere sull'avversario per fare un po' di pressione, anche questo gli ha fatto perdere un po' di lucidità probabilmente. Sì, poi a livello energetico cercare di passare la guardia è molto più faticoso che cercare di mantenere. Ora non più, ma prima assolutamente la strategia poi si ripercuote anche sulla gestione dell'energia. Poi noi ci stiamo ripetendo su questa cosa, ma credeteci quando vi diciamo che il caldo potrebbe giocare una di quelle fasi così importanti. Attenzione però, perché qua forse Bernie ha trovato un modo per fare la ghigliottina. Attenzione, forse l'ha chiusa, vediamo se Rodà riesce a uscire. È molto molto stretto al momento, molto molto stretto. Ed è una ghigliottina braccio dentro, vediamo se Bernie riesce a chiuderla. Sta resistendo Rodà tanto, ma esatto, Rodà sta forse trovando, è uscito, probabilmente non era chiusa completamente, Rodà è riuscito a venirne. Poi anche da tenere in considerazione un fattore che è quello del sudore. Quando il match va nella seconda metà, gli atleti magari sono sudati, iniziano ad essere un po' bagnati, e uscire da una situazione come può essere la ghigliottina risulta magari un po' più agevole. Decisamente sì. Ovviamente qua il gran caldo può far pensare che bastano 30 secondi, ma più si va avanti più effettivamente il sudore ha un ruolo. Triangolo qui forse è chiuso, Rodà è in estrema difficoltà, Rodà potrebbe cedere, attenzione perché se va a prendere anche la gamba gli toglierebbe una possibilità di salvezza, perché comunque la gamba, vediamo che sta cercando di torcere la gamba, attenzione, Rodà è veramente in un momento di difficoltà estrema, potrebbe decidere di cedere, potrebbe davvero chiudersi qui il match. Vediamo come Bernie sta cercando di portare ancora più pressione, sta cercando di chiudere maggiormente quelle gambe. E ora sta tirando la testa, ottima idea questa qui, sta tirando la testa. E infatti c'è lo stop! Ha ceduto, Rodà ha perso. Ha perso a favore di Lorenzo Bernie, che è riuscito a battere il suo avversario. Un incontro che, insomma, l'abbiamo detto, molto combattuto, sì, ma forse non esattamente nella direzione giusta per riuscire ad arrivare con serenità ai giudici.
meglio così, meglio cercare di chiudere, a parte che sempre nel grappling è meglio cercare di chiudere e non lasciare in mano ai giudici. Questo forse in tutti gli sport da combattimento, sì, che prevedono magari la decisione dei giudici. Comunque molto bella l'azione di Berni, perché in realtà era Rodà che aveva tentato l'offensiva con un takedown, solo che Berni ha avuto l'intuizione giusta, ha avuto il colpo di bacino al momento giusto, ha chiuso un triangolo veramente perfetto, si è aggiustato con calma, ha tirato la testa e ha finalizzato. Andiamo al verdetto ufficiale, manca soltanto l'annuncio da parte dello speaker. La velocità di esecuzione con cui ha preso posizione e la calma con cui ha chiuso la posizione fanno veramente di Berni un atleta straordinario da tenere d'occhio anche nei prossimi eventi di War Submission Kings. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per sottomissione via triangle choke a 12 minuti e 4 secondi l'angolo rosso Lorenzo Berni.